92 surgió una luz de esperanza que atravesó las tinieblas que oscurecían Europa contra un poder con aura de invencible, con tus amigos, con tu hermano. Sembraste una rosa blanca que nunca se marchitó. ¿De dónde salió la firmeza? ¿De dónde esa la verdad? Rosa blanca, oficial, tu nombre va en mi corazón. Tuviste personas en Alemania, octavillas contra fanatismo, cultura contra barbarie, el poder de la palabra, la fuerza de una mirada. De tenías 22 cuando nos dijiste adiós. Rosa blanca, oficial, tu nombre va en mi corazón desde que supe de ti. Mi piace iniziare con una frase di una persona a me molto cara, spero che lo voglia dire. La frase è questa: fate spuntare gemme di decisioni forti e sui rami della vostra vita matureranno i frutti
da La vita, giocatevela bene, Don Torino Bello. Una persona che, la, che io ho amato e amo moltissimo, e la, una, un dialogo con un giovane continuo, e noi ci siamo rivolti ai giovani, come era giovane anche su Fisciolla, e, la, e il suo grande messaggio, e noi lo portiamo avanti da un bel po' di tempo a questa parte. Come rappresentante e come dirigente dell'associazione Casillo 13, sono stata contattata dalla mia docente di morfologia dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, la professoressa Vita Luciana, che è la responsabile dell'associazione culturale di Lappano, circolo culturale Tommaso Cornelio, con sede Rodito, Cosenza, sezione Lappano. La professoressa ha avuto un'idea splendida, cioè quella di iniziare un percorso dedicato a Sophie Scholl, e in questa maniera abbiamo iniziato una sorta di collaborazione, quindi si entra in un circuito internazionale, considerando il fatto che abbiamo da affrontare un discorso del 100° anniversario della nascita di Sophie Scholl. È stato un piacere, perché noi siamo molto abbiamo molto a cuore il territorio lacopertinese, quindi come associazione ci spendiamo davvero là tantissimo, e ben volentieri abbiamo abbracciato la causa della professoressa. Quindi io non mi dilungo, lascio a lei la parola e poi passerò la parola alle istituzioni. Prego professoressa, due parole. Salve, grazie. Comodamente seduta. Conosci Sophie Scholl con tanto interrogativo. Mi è sembrato forse il modo più semplice per stabilire un contatto. Quindi ti ricordo. Cosa ha fatto? Perché dedicarle qualcosa? Perché? Allora, perdonate, leggo una frase di Paul Joseph Cordes. Spesso la maggioranza tace quando l'ingiustizia dei potenti sembra prendere il sopravvento. Sicuramente è la paura che fa tacere. Il dispotismo, infatti, può chiudere la bocca, ma certo non può piegare ogni coscienza. E talvolta avviene il miracolo della rivolta contro ciò che è violenza, una rivolta scatenata dall'ardore etico e cristiano. Nel periodo buio come la notte per la Germania, la fiaccola delle rose bianche diventò un segno di speranza. Le parole di Cordes, estrapolate dalla prefazione del libro Lettere e Diari, edizione Itaca, possono far capire l'azione dei fratelli Scholl e della Rosa Bianca. Ora, usare il linguaggio artistico della mail art, semplice come la carta, aperto a tutti coloro che hanno voglia di lasciare un pensiero per immagini e non solo, nel manifesto d'invito fatto a maggio, dopo aver appunto ricordato il suo giorno di nascita, perché nasce il 9 maggio del 1921, quindi celebriamo la nascita, i 100 anni dalla nascita, e fatto veicolare attraverso il canale, diciamo, virtuale di Facebook, che oggi come oggi rappresenta il modo più rapido per raggiungere più persone. E quindi attraverso questa pagina la galleria virtuale di settimana in settimana si è arricchita utilizzando due percorsi: posta ordinaria e posta elettronica. Posta ordinaria vuol dire più vicini al concetto di mail art, arte postale. Posta elettronica l'ho definito una sorta di adattamento utile per allargare il più possibile
quindi una partecipazione più veloce, più immediata, dove vedete il francobollo e l'annullo postale, sono tutte stampe, diciamo, sono un po' distribuite nei vari altari, ma dove c'è l'annullo postale sul francobollo è praticamente la stampa ricevuta del file, e poi resa appunto ufficiale dal francobollo e dall'annullo come posta, come arte postale. Quindi nell'indagare il secolo precedente, la scelta di testimoni giovani e martiri, così moderni ed attuali da non essere dimenticati, rende i fratelli Scholl un simbolo di libertà e coerenza, ricordando lei, Sophie, giovane donna che scelse la ribellione non violenta al regime nazista. Muore nel 1943, il 22 febbraio, a Monaco di Baviera, ghigliottinata. Nel 2005, grazie al regista tedesco Rotemund, che realizza il film La Rosa Bianca, Sophie Scholl, si punta lo sguardo verso quei giovani che pagarono con la vita l'obbedienza alla propria coscienza. Una giovane donna di ispirazione cristiana, dotata di un'intelligenza vivida, aperta a tutti i linguaggi, ricordiamo che disegnava e suonava il pianoforte. Quindi dedicarle una mail art è anche coerente con la sua indole. Quindi un ritratto sintetico, ecco, che diventa così un modello laico universale per la gioventù di qualsiasi epoca storica. Ora, se in un primo momento i fratelli Scholl sono affascinati dalla partecipazione ai gruppi incentrati sul nazionalismo, perché amano la patria e vogliono essere parte attiva, con il disappunto però del padre, che aveva capito la pericolosità dell'ideologia di Hitler, dopo, in maniera graduale e del tutto autonoma, tutti i fratelli maturano il dissenso. Il percorso di studi e professionali di Sophie sotto il regime nazista sono scelte obbligate, cioè lo deve fare per forza. Durante il periodo di lavoro imposto dal regime matura una visione spirituale che l'aiuta a capire quanta cecità sia presente nel popolo tedesco. Concetti di partecipazione, responsabilità, eguaglianza delle razze umane, pace come scopo della politica, fanno parte del suo essere, frutto di quelle letture bandite dal regime, gli stessi pensieri che ispireranno il fratello ed il suo amico per la creazione di un gruppo di resistenza pacifico chiamato appunto la Rosa Bianca, di cui farà parte poi Sophie. Non entra immediatamente, voglio dire, scoprirà dopo questo gruppo e vorrà farne parte. Con la forza delle parole e di un ciclo stile esprimono l'obbedienza alla legge della coscienza, un atteggiamento di opposizione culturale, quindi al nazismo, un appello diretto ad una concreta azione di resistenza al regime. Non dimenticate che ogni popolo merita il governo che tollera. Sono parole del padre queste. Sophie e tutto il gruppo quindi sono assertori della corresponsabilità individuale e collettiva rispetto alla dittatura. Ora, la Rosa Bianca non era un'organizzazione diffusa, diciamo strutturata, politica, ecco, sono giovani che l'avevano ideata ispirati dai principi cristiani di fratellanza e di giustizia. Credevano nella vita, animati dal coraggio di una fede più forte dell'odio, della repressione, della morte. Ecco, questo è un quadro di massima per capire di chi stiamo parlando, perché abbiamo prestato questa attenzione. Adesso consentitemi due battute sull'arte postale così. Una scelta che nasce per ragioni anche pratiche. Entrare in contatto con più persone. Allora, se noi andiamo su internet, digitiamo arte postale, mail art, diventa movimento artistico che utilizza come materiale cartoline, lettere, buste, che vengono poi diffuse attraverso l'invio. Arte postale, arte che viaggia per posta. Ah, ci può stare.
però c'è un'evoluzione ben precisa che parte dagli anni 50, arrivando quindi fino ai giorni nostri, e si fa coincidere quindi la sua legittimazione con il 1962, anno in cui Ray Johnson, diciamo che la codificò. Aver utilizzato, come dicevo prima, la posta elettronica ha sicuramente aperto ad una maggiore partecipazione. Oggi quindi osserviamo lavori che rispettano le regole di base dell'arte postale e lavori quindi che sono poi frutto, sono file della posta elettronica, con francobollo annullato, come ho già detto. Ecco, aggiungo che la convocazione non è considerata chiusa, io non ho messo un punto, il 1921 e il 2021, siamo nel mese di settembre, la pagina Facebook resta aperta, siamo arrivati a 65, il primo momento espositivo è stato fatto a Lappano ed eravamo intorno ai 53. Quindi che cosa deduco? Che se c'è la volontà di esserci e di contribuire con un lavoro, è giusto che questo, voglio dire, accada. E prossimo appuntamento dopo Copertino, dopo il 15, io sono di Locri, nello specifico lo dico perché la mia radice è legata al Basso Ionio, sono a Cosenza, in provincia di Cosenza, a Lappano, da 23 anni. E porterò i pannelli a Locri per un momento anche lì, per raccontare e parlare ancora di Sofì. Ho con me, e adesso chiudo rapidamente, però consentitemi di leggere i 65 nomi e vi dico anche la provenienza al volo: Sabela Barra, Spagna; Lutz Becke, Germania; Chiara Bertoncello, Venezia Mestre; Alessia Visconti, Oria; Patrizia Bove, Aradei; Katia Bozza, La Terza, Taranto; Emilio Carrasco, Messico; Raffaella Caruso, Platania, Catanzaro; poi Paolo Citrigno, Cosenza; Köln, Giappone; Nicoletta De Iaco, San Cassiano; Michelangelo Di Vita, Lappano; Aida, non pronuncio il cognome, perdonami, Ucraina, Lecce, diciamo così, ok, Raffaele Fasano, Surbo, Nazario Foggia, Andrea Fiorini, Copertino, Diletta Forina, Copertino, Daphne Frasca, Taranto, Martina Garro, Cosenza, Lucy Ghionna, Lecce, Alfredo Granata, Celico, Stefano Grasso, Copertino, Lecce, Lecce, poi Matteo Greco, Copertino, Stefania Ingrosso, Copertino? Ecco, sai che devo correggere sulla pagina? Perché ho lasciato Copertino, invece devo specificare meglio. Rossella Lacava, Lappano, Spagna; Anna Chiara Rezzi, Copertino; Oronzo Lezzi, Rovito; Adele Lifrieri, Lappano; Maria Vita Di Cuori, Lappano; Giuseppe Lisi, Nardò; Maya Lopez Muro, Argentina; Maria Marco, Locri; Sabrina Marotta, Celico; Maria Grazia Martino, Foggia; Lucia Mazzeo, Tropea; Assunta Mollo, Casali del Manco; Ilaria Montenegro, San Giovanni in Fiore; Ferdinando Morrone, Cosenza; Mina Natali, Copertino; Deborah Pellico, Parabita; Dario Pinto, Copertino; Horvat Piroska, Austria; Raul Piscopo, Lappano; Michela Pizzo, Taranto; Francesco Quagnano, Copertino; Francesco Reale, Celico; Monica Refolo, Foggia; Matteo Rizzo, Copertino; Danilo Romano, Copertino; Gianluca Russo, Nardò; Simone Russo, Soleto; Luciano Sarracino, Frosinone; Laura Scaringi, Trani; Suzanne Schumacher, Germania; Ersilia Selano, Foggia; Martina Strafella, Copertino; Giovanni e Renata Strada, Bologna; Teonic, Belgio; Horst Tress,
Germania, Stella Maris Velasco, Argentina, Emanuela Venuti, Collepasso, Luciana Vita, Locri Lappano, Maria Eleonora Zangara, Gerace, Manlio, Zadini, Bologna. Allora, era previsto l'intervento dell'assessore Leo e l'assessore alla cultura della Regione Puglia. Io non lo vedo, quindi inizio con i ringraziamenti. Quindi, oltre al circolo culturale Tommaso Cornelio, di cui è rappresentante la professoressa, ho il dovere di ringraziare la sindaca, professoressa Sandrina Schito, l'assessore alla cultura di Copertino, professoressa Rizzo, Maria Rosa, l'assessore della regione alla cultura, il dottore Sebastiano Leo, l'Accademia di Belle Arti di Lecce, che ha dato anche il suo patrocinio perché ha capito l'importanza e la valenza di questa iniziativa, e quindi abbiamo una forte rappresentanza sia di docenti ma anche di allievi di tutte le scuole dell'Accademia di Lecce. Circolo culturale l'abbiamo già menzionato, il CPO di Copertino, nonché ho il dovere e veramente il piacere e l'onore di ringraziare i bambini che hanno voluto dare il loro contributo. Quindi c'è Andrea, c'è Alessia, noi la Diletta, che io invito a venire, prego. Bambini che sono stati splendidi, perché noi siamo dell'avviso che l'arte non deve avere dei limiti, e quindi noi siamo dell'avviso comunque di una didattica, dell'importanza della didattica dell'arte. In poche parole, vogliamo che l'arte crescano, perché soltanto attraverso l'arte si può avere una marcia in più nella vita. Quindi io ringrazio, ho il dovere di ringraziare personalmente questi giovanotti, sono stati splendidi, e c'è stato un confronto serrato tra i grandi artisti, i docenti accademici e loro, e noi vogliamo che loro possano costruire ponti e non alzare le barriere. Quindi io ringrazio ancora loro, ringrazio tutti i presenti, lascio la parola all'assessore della cultura della città di Copertino, professor. Devo dire cose che emozionano sempre, cioè dove è particolare, vedere dei bambini poi che partecipano, vedere dei ragazzi che partecipano all'attività formativa, didattica, all'arte, l'arte e la cultura sono quelle cose che fanno diventare consapevoli dei nostri diritti, delle nostre possibilità. È bellissima questa cosa, cioè veramente bellissima, nel senso che vedere tutti questi artisti che si sono spesi per farci conoscere a fondo, no? La grandezza di questa ragazza, che poi è morta a 20 anni, 22, cioè un'età giovanissima. Per prima accettato e poi rifiutato il nazismo, rendendo conto di quelli che sono veramente i diritti e i doveri di ogni cittadino. Quindi devo dire che veramente l'iniziativa è lodevole, e io ringrazio prima sicuramente il presidente di Casello 13 e poi ringrazio tanto la Mina, con cui ho avuto un serrato ci tiene moltissimo alla cultura, all'amore per l'arte. Infatti noi ci siamo viste più volte per le chiese, per in varie occasioni, ma questa cosa che lei mi aveva proposto, facciamo una mostra nella chiesa delle Clarisse, sì, come, quando, cioè è stato veramente, no? Cioè ci abbiamo lavorato tanto, però penso che sia stata una cosa riuscita e gradita a tutti. E vi ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio la professoressa Vita, che è stata molto, molto precisa e molto chiara, dandoci delle informazioni che probabilmente, anche perché questo tipo di arte è un'arte considerata minore, no? Per cui forse
noi non l'abbiamo mai, almeno io, in prima persona, non ne avevo la consapevolezza. Adesso mi rendo conto di quanto invece possa essere importante, soprattutto per la diffusione dell'arte stessa. Va bene, grazie a tutti e buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti nella nostra città. Questo luogo ospita mostre importanti, ospita eventi importanti. Quando l'assessore alla cultura ha voluto inserire questo percorso all'interno di un momento di crescita della nostra città, ecco, noi abbiamo detto subito sì, perché si costruiscono percorsi e perché l'assessorato alla cultura dell'amministrazione comunale pensa alla crescita dei propri cittadini, ma questo senza soluzione di continuità, nel senso che noi Sophie Scholl abbiamo avuto modo di conoscerla in un'altra occasione, in una mostra importantissima che si è tenuta a Copertino e che aveva come ideatore il professore Dario Chiriatti, che saluto e conosco, e che ha lavorato in questo senso non soltanto nella comunità cittadina, ma l'ho fatto anche con le scuole, essendo un esperto di didattica della Shoah. La competenza e la capacità e la passione poi di Mina e dell'associazione Casello 13, che continuano ad essere divulgatori di una buona idea che ha antichi percorsi, perché la professoressa forse non lo sa, mi permetto questo inciso, la città di Copertino lavora sulle pratiche democratiche da moltissimo tempo e le pratiche democratiche chiaramente non possono essere solo declinate e assumere una distanza rispetto a quello che poi si fa, e quindi questo si inserisce all'interno di tutto un percorso. Una iniziativa filatelica fu fatta nel 1961 nella DDR, nella Deutsche Demokratische Republik, quando il ritratto dei fratelli Scholl diventò un francobollo. E quindi in realtà è una iniziativa che muove i suoi passi perché nella Germania dell'Est, ancora prima del muro di Berlino, si diffondevano queste idee, chiaramente con una visione non soltanto culturale, ma con una visione anche politica delle situazioni. Chi è Sophie Scholl? Sophie Scholl parla ai ragazzi oggi, ed è bene che i ragazzi siano coinvolti, ecco perché la didattica, ecco perché queste modalità nuove e possono arrivare ai ragazzi attraverso la partecipazione. Se non si produce e non si opera e non si dipinge e non si crea un'opera d'arte, diventa abbastanza difficile poi che questi strumenti possano arrivare ai ragazzi. Quindi in che maniera? Attraverso una didattica nuova, e io la chiamo didattica perché ovviamente la professoressa mi comprende quando dico questo e gli studenti che sono presenti comprendono. Senza questo strumento diventa molto difficile arrivare ai ragazzi, bisogna motivarli. In che modo? In questo modo, ma si parla anche alla cittadinanza, coinvolgendo la cittadinanza, non lasciando la lettera morta. Ecco, le pratiche democratiche di Sophie Scholl parlano ai nostri tempi, parlano ai tempi della Grecia, quando una giovanissima decide di opporsi ad un sistema e decide di morire e di sacrificarsi, e così fanno i ragazzi della Rosa Bianca nel momento in cui attraverso una pratica democratica iniziano a diffondere i bigliettini nella Germania, nelle stazioni, ovunque, e quindi costruiscono una rete democratica forte, diffondendo qual è l'idea? L'idea di democrazia all'interno di un regime che democratico non era assolutamente, al quale aveva Sofia aderito e poi successivamente ripudiato, perché il mostro bisogna conoscerlo per avere gli antidoti e per poterlo poi in qualche modo rigettare. Ha pagato con la morte, è stata condannata e sepolta insieme con il fratello nel cimitero di Monaco. Sophie dice di no. Le chiedono perché ha fatto quella scelta, lei dice: ho fatto quello che dovevo fare per il mio fatto bene. E una democratica e una che pratica la democrazia e lo fa con un atto di ribellismo, tra virgolette, difficile in un tempo, noi che non siamo capaci neanche veramente di dire questa cosa non ci piace, che ci accomodiamo con facilità, che diciamo che va tutto bene per il quieto vivere. Beh, un'eroina veramente straordinaria, perché parliamo di una ragazza che ha pagato con vita, quando va al patibolo ghigliottinata, è consapevole e ci va
non con le proprie gambe, come noi possiamo immaginare, ci va con una gamba rotta e a seguito di sevizie che ha subito, a seguito di percosse che ha subito. Quindi una ragazza forte, in un tempo in cui forse essere della Deutsche Jugend era ancora più semplice, no? Si indossava un bel vestitino e tutti si era allineati e composti, come forse noi che siamo allineati e composti pur non indossando quella divisa, perché il quieto vivere è più comodo. Quindi ben venga questa iniziativa, ripeto, è un percorso che è una scelta che l'amministrazione ha fatto. Ecco, io la rivendico e ringrazio l'assessore alla cultura e anche la consigliera Titti Prete, che è la presidente della nostra commissione cultura, perché quando vengono valutate poi le scelte, in un momento che ci porta poi alla festa, ed è anche un momento di grande visibilità per questa mostra, e naturalmente lo faremo in sicurezza, con il controllo, con i green pass, con un accesso contingentato, ebbene si fanno delle scelte tra virgolette politico-amministrative, perché questo ci deve portare a riflettere, una scelta voluta. Quindi se questa sera qui l'amministrazione ospita questa mostra è perché ci credeva, ci crede e continuerà a crederci sempre. Quindi ben vengano le proposte che abbiano gambe e validità culturale, perché noi diremo sempre di sì. Grazie professoressa per il suo contributo, grazie mille per quello che fa. Diciamo a quattro occhi alla professoressa: spostarsi da Cosenza, scegliere sicuramente un'associazione che ha, come dire, un curriculum di tutto rispetto, scegliere un artista come Milan Natali, la sua dedizione, la sua passione, credo che non sia casuale, e la ringrazio perché la nostra si tratta appunto di un'associazione di volontariato. L'ha fatto gratuitamente, come gratuitamente noi abbiamo fatto la nostra parte, l'ha fatto per intero per Natale. Devo però, mi corre l'obbligo di ringraziare, ci mancherebbe altro, la professoressa Rizzo, che ha illustrato molto bene, credo, alla professoressa Schietto, la portata, il livello dell'iniziativa. Non si apre a tutti, e ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro, per questo lo ringraziamo. Abbiamo visto cose anche, diciamo, abbiamo il coraggio di dirlo, non di livello, meno belle. Noi siamo lieti invece di regalare alla città questa iniziativa. Grazie a tutti. Della Regione Puglia, il dottor Stefanziano Leo, che ti invito a fare un piccolo intervento. Chiude poi il presidente dell'associazione Casello 13, quindi vorrei che facesse anche lui o chiedesse anche lui il suo piccolissimo contributo. Prego, assessore. Buonasera a voi. Intanto voglio dire che non sono l'assessore alla cultura, sono l'assessore all'istruzione e all'università. Ascoltavo in televisione, che non mi ricordo in quale città, forse Napoli, che in una sala giochi qualcuno aveva ucciso qualcun altro, un essere umano. Cioè, io poi penso, ma come si fa ad uccidere una persona? Cioè, davvero una cosa incredibile, se uno ci pensa, no? Con quale coraggio? Allora io ogni tanto penso a quello che è successo tanti anni fa, in un paese, in un mondo che era già civile, in un mondo che è già, era andato molto avanti, no? Con tutto, con l'economia, con la cultura, con tutto. E allora l'uomo è riuscito a fare alcune cose brutte, alcune cose che sono davvero incredibili. Allora io penso che occorre necessariamente fare queste iniziative, portare avanti, diciamo, il ricordo, soprattutto parlare ai nostri ragazzi, parlare nelle scuole, parlare, diciamo, al nostro capitale umano, ai nostri giovani, che hanno assolutamente bisogno di ricordare, hanno bisogno di capire, hanno bisogno di comprendere, hanno bisogno di essere stimolati, perché viviamo davvero un mondo.
allora queste iniziative sono importanti e io chiaramente, come dire, cerco sempre di supportarle, soprattutto di aiutare chi ha diciamo questa passione, questa, devo ringraziare Casello 13 perché veramente come dire, la sua attività sul territorio ma anche altre associazioni è davvero lodevole, perché avere sempre la forza, la voglia, la passione di affrontare questi temi, di chiudere questi ragionamenti è assolutamente incredibile e straordinario. Che dire, spero che l'umanità diciamo, riesca sempre a capire quali sono i mali da sconfiggere. La pandemia ci ha fatto comprendere insomma, che probabilmente l'essere umano è, diciamo, è un essere che vive sulla terra e che ha bisogno di affetto, ha bisogno di rapporti, ha bisogno di discussione, ha bisogno di abbraccio, ha bisogno di tutte queste cose. E noi dovremmo, ovviamente, noi che abbiamo una certa età, che non siamo più giovani, dovremmo ricordarlo molto più spesso perché abbiamo l'esperienza, diciamo, il vissuto che ci fa dire queste cose. Quindi io ringrazio davvero tutti quanti voi per quello che fate, per gli artisti soprattutto che riescono, come dire, a trasportare, a far uscire fuori quelli che sono i sentimenti, quelle che sono diciamo, tutte queste opportunità e occasioni. C'è lo scrittore che scrive, c'è il pittore che dipinge, c'è lo scienziato che, come dire, io dico che è come se fosse un trasferimento tecnologico, no? Il trasferire il sapere, la scienza studia, lo scienziato studia e trasferisce, diciamo così, le cose buone all'umanità. Ecco, anche voi, anche gli artisti fanno questo ed è assolutamente importante e straordinario. Grazie davvero a tutti. Grazie. Chiedo ancora scusa per l'errore, dottor Sveglio. C'è qualcuno che vuole fare un intervento? Nessuno? Nessuno vuole essere interrogato? Chiudiamo così? Va bene? Ok, va bene. Allora, nel frattempo vi invito a godervi la mostra. Ringrazio ancora tutti i presenti e arrivederci alla prossima volta. Grazie a tutti.